Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici del calcio giovanile, buona serata da Quarata. Riprende la nostra stagione con il calcio giovanile Amaranto. Ripartiamo dall'Under 17, la nuova Under 17 alla cui guida c'è sempre Dante Gioacchini. Under 17 che lo scorso anno riuscì ad andare alle fasi playoff del campionato, poi eliminata dalla Paganese. Quest'oggi ricomincia in casa dopo aver giocato e pareggiato 2-2 la settimana scorsa in casa del Pontedera. Con doppietta di Occhiolini, quest'oggi prima gara interna che si gioca qui a Quarata contro il Ravenna. Buono il controllo, c'è liberissimo Malocco che è sempre con grandi metri a disposizione, stavolta è buona. Malocco, sta arrivando Sanarelli, Malocco va centrale da Mussi. Mussi prepara il destro sopra la traversa. Buono spunto ancora di Mussi. Non se l'è sentito forse Malocco di andare a puntare l'uomo, ha preferito far proseguire l'azione centralmente, dove però il Ravenna era più piazzato dal punto di vista difensivo. Baccarini poi sul rilancio della difesa diventa buona per Occhiolini. Occhiolini e Guerra. Guerra perde contatto col pallone, Occhiolini glielo porta via, la porta è vuota. Salvataggio su Bonavita che ormai era pronto a intervenire, salvataggio di Vultaggio che qui ha salvato un gol sicuramente, con Bonavita che avrebbe avuto gioco facile nel mettere la palla dentro. Battuta da Bonavita, questo calcio di punizione, messo in mezzo Mussi! Aveva provato alla deviazione vincente, non ce l'ha fatta. Qua Guerra per il calcio di punizione. Palla che arriva dentro, attenzione c'è tutto solo e manca la palla di Ionis. Ravenna ha avuto una palla gol clamorosa per passare in vantaggio. L'Arezzo che prova a approfittarne uscendo rapidamente. Sanarelli, slalom sull'Amia. Sanarelli va a cercare Occhiolini, nero di rigore Occhiolini. Occhiolini cercato il controllo aereo. Palla che poi è andata a finire tra le braccia di Antonini. Vediamo se l'arbitro fa proseguire ancora. Rimessa in attacco, Bartoli, Bonavita, fuori per Bartoli, parte il cross, c'è Mussi che viene anticipato da Guerra, poi Antonetoli ancora per Mussi, poi Malocu non è riuscito a calciare, arriva la bomba sul fondo di Occhiolini, sulla quale finisce il primo tempo. Ha cercato la gran botta dal limite, palla gol per l'Arezzo, tra gli applausi del pubblico di Quarata, con la porta del Ravenna che ha traballato proprio nei secondi finali con questo gran tiro di Occhiolini lì dal limite dell'area. L'Arezzo un passo dal gol, è 0-0 però dopo un primo tempo sicuramente equilibrato, poche chance, comunque tutto da giocare. Vediamo un po', due in barriera per il Ravenna. Va Bonavita, colpo di testa di Malocu, ancora Antonini, Malocu ha avuto l'occasione di testa di inquadrare la porta, Antonini ancora bravo nel rispondere, azione del Ravenna, attenzione qui l'errore di Guerra che ha favorito Malocu, Malocu, Mussi verso Occhiolini, l'anticipato, c'è Bonavita, sta arrivando Bartoli, Bonavita l'ha visto, Bartoli in aria, Bartoli destro, era già in scivolata il portiere Antonini, forse aveva perso l'equilibrio, ma si trova comunque la palla tra le braccia. Attenzione qui al buon spunto di Prati, palla dentro di De Jonis, Caruso tutto solo, Caruso diagonale gol, finalmente passa il vantaggio. Ravenna in vantaggio al 34esimo, ha colpito proprio Caruso e da quando è entrato era diventato piuttosto insidioso, pericoloso per l'attacco del Ravenna, per la difesa dell'Arezzo che qui si è fatta sorprendere sull'imbucata e Caruso ha messo dentro in diagonale. Beffa per l'Arezzo al 34esimo del secondo tempo. Ci sono a far il tifo anche i giocatori dell'Under 15 che questa mattina
hanno giocato sempre su questo campo con i pari età dell'Arezzo, battendoli 2-0, e adesso ha segnato anche il Ravenna Under 17 contro la squadra Maranto. Ciamic, poi il tiro di Prati, la presa di Balucani, Tepsi permette a Canapini di intervenire, poi Prati a vuoto qui Patriarchi, Prati va a lanciare Caruso, la palla sembra buona, Caruso dalla parte opposta c'è De Jorgis, Caruso prova a raggirare anche l'Iserre, Caruso mette dentro la deviazione vincente di De Jorgis, il raddoppio del Ravenna, molto bravo De Jorgis nello spazio stretto a trovare la deviazione, a incrociare basso casaterra sulla parte opposta della rete. E al 90esimo praticamente Ravenna trova il 2-0, un bellissimo gol perché era stato bravissimo Caruso a arrivarci, e poi il cross è veramente in pochi centimetri, è stato davvero molto bravo De Jorgis a incrociare e a trovare il gol del 2-0 che chiude la partita. Ci sentite il l'esultanza dei giovanissimi giocatori del Ravenna che hanno giocato questa mattina, anche loro hanno vinto 2-0 con l'Arezzo Under 15 e sono rimasti anche per motivi logistici a vedere questa partita, e stanno tifando anche i loro fratelli tra virgolette dell'Under 17 che stanno eguagliando, perché abbiamo detto che l'Under 15 aveva vinto questa mattina 2-0 qui con l'Arezzo e 2-0 anche l'Under 17, quindi Ravenna che fa una doppietta in terra aretina quest'oggi. L'arbitro forse fischierà qui la fine, vediamo, sì, finisce qua, finisce con una sconfitta la prima gara interna dell'Arezzo Under 17 qui a Quagata, ha vinto il Ravenna 2-0, vittoria arrivata negli ultimi 10 minuti al 34esimo, il gol dell'1-0 realizzato da Caruso, subentrato dalla panchina per il Ravenna, raddoppio di De Jorgis. Arezzo che ha avuto l'occasionissima con Occhiolini in chiusura del primo tempo, gara poi che è stata a lunghi tratti equilibrata, forse è meglio la ripresa dell'Arezzo, poi il gol di Caruso ha spezzato l'equilibrio, l'Arezzo non è riuscito a trovare il pari, anzi ha preso il gol dello 0-2. Adesso andiamo a sentire l'analisi di mister Dante Gioacchini. Insieme a mister Dante Gioacchini c'è un po' di amarezza per come si è conclusa questa partita, anche perché l'Arezzo aveva giocato un'ottima gara anche fino al gol di Caruso. Sì, abbiamo giocato bene, c'è sempre il solito discorso che dobbiamo crescere, però oggi sinceramente non meritavamo due gol al passivo perché abbiamo creato molto. Sono esperienze che servono a crescere e va bene così. Altro, l'Arezzo che ha partito con 4-2004 in campo, quindi anche c'era una leggera differenza di età, quindi a maggior ragione questo discorso, no? Aumenta quella che è, insomma, questa partita dell'Arezzo sicuramente positiva. Sì, abbiamo chiuso penso con 6 o 7 o 8 2004, la società vuole questo, vuole fare la crescita dei ragazzi, e però andrebbe anche premiato, insomma, il lavoro che abbiamo fatto tutta la domenica. Primo tempo che si è concluso con quella palla gol per Occhiolini, anche dalla ripresa l'Arezzo ha un passo da qualche centimetro dal gol. Sì, diverse occasioni anche dentro l'area anche il secondo tempo, però la prestazione è buona, il percorso ancora è lungo, speriamo che ci gira diversamente in altre situazioni. È un gruppo diverso anche per caratteristiche rispetto a quello che hai avuto nell'ultimo anno. Sì, sono ragazzi differenti, personalità differenti, tecnicamente e tatticamente differenti, però la base c'è sempre il pallone e il campo, quella è la cosa importante. Insieme a mister Claudio Treggia, allenatore del Ravenna, che ha vinto 2-0, una gara che sembrava a un certo punto allinearsi allo 0-0, invece poi c'è stato questo gol di Caruso che ha tirato molto bene, ha segnato e ha rotto l'equilibrio. Era una partita molto equilibrata, giocata a viso aperto da entrambe le squadre, occasioni da ambo le parti, e per nostra fortuna il cambio della punta ha portato bene, perché la freschezza che aveva Davide davanti era notevole rispetto a quella dei difensori, quindi è riuscito a prendere il tempo in un attacco alla profondità ben servito e dalla nostra mezzala dei Joris, che poi ha raddoppiato, si sono scambiati il favore e quindi ha sbloccato il risultato. Dopo la partita è stata un po' più facile, ma comunque è stata combattutissima. Il gol di Joris molto bello, perché in uno spazio strettissimo che riuscite a incrociare caso a terra, insomma, molto bravo. Deio è un ragazzo che si alterna nel ruolo di punta esterna, ruolo di mezzala, quindi qualità naturali di anticipo sulla palla ce le ha indipendentemente dal ruolo, quindi
è riuscito a mantenere inalterate le sue caratteristiche pur arretrando di qualche metro la sua azione. Che gruppo è questo? Che ruolo può recitare in questo campionato? Ecco, questa è una bella domanda, sono nuovo anch'io insieme ad altri ragazzi che sono entrati a far parte della Rosa, quindi dove potremo arrivare non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che abbiamo tanta voglia di fare, di lavorare, e i ragazzi hanno tanta applicazione durante la settimana, quindi non ci poniamo obiettivi ma neanche limiti. Piccoli Amaranto crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold.